Bene ragazzi, sono Ben Wolfers e siamo tornati su Clash Royale. Andiamo subito a farci qualche baule che abbiamo a disposizione. Siamo a 93 di oro, 2 gemme, estrattore di Elisir e spite del fuoco. Io sono sempre alla ricerca di sputatori. 95 di oro, Valchiria e degli sgherri. Poi abbiamo un piccolo baule d'argento con 73 di oro, lapide. E spirito del ghiaccio, niente di che, sinceramente, niente di che. Ringraziamo Fireball Wizard per lo sputatore. Andiamo a farci un paio di partite, così, tanto per gradire. Siamo contro Grazina Spod 5, di livello ovviamente 10. No, non voglio mettere questo. Vediamo un po' di fargli sprecare qualcosa, va. Ah, quella principessa ci darà tanti di quei problemi, che invece no. Che invece no, strano, la giocata strana. Ok, abbiamo aspettato che passasse. Vediamo un po' di attaccarla adesso con dei lancieri. Lì lui ha messo una strega che noi odiamo tantissimo, tantissimo. Quella carta lì è fortissima e ci crea un sacco, ma veramente un sacco di problemi. Subito un cavaliere su quella maledetta. Perfetto. Cavaliere dovrebbe abbatterla e mamma mia delle carte che c'ha questo però. Zappa assolutamente che ci dà una mano incredibile. Sta partita non la porteremo a casa mai nella vita. Sappiatelo, minatore, aiutaci! Il minatore non ci aiuta. E invece sì, perché quella principessa muore male e arriva per uno stregone elettrico che forse però non fa in tempo, infatti, a dargli una mano. Ah, mamma mia, quei lancieri lì vicino al tronco. E dannazione, io questo lo sto già mutando, voi sapete già come la penso. Quindi mutiamolo. Dobbiamo cercare di bombardarla a tutti i costi perché non dobbiamo dargli il tempo di ragionare e quindi di giocarsela bene. Qui uno sputatore, no. Mettiamo il cavaliere e appena il cavaliere arriva a tiro di torre mandiamo gli sgherri. Ah, che carta che c'ha. Zap, ci proviamo. Zappato bene questa volta. La principessa direi che gli è morta abbastanza male. Loro stanno picchiando tantissimo quella torre. Ci serve il barile? Non ci serve il barile, sapete? Ci serve uno sputatore alla distanza. Ecco, lo sputatore alla distanza ci serve. Perché con quello lì lo finiamo. Perfetto, la tronco dovrebbe averla a disposizione. Non l'ha ancora giocata, quindi adesso mandiamo i ragazzi. Ah, l'ha giocata adesso. Però se giochi adesso la tronco, noi possiamo attaccarti con un cavaliere. Perfetto, lui ha giocato lo stregone elettrico che non ci piace. Allora, possiamo fare così. Mettiamo loro dietro uno sputatore. Qui dei goblin che ci possono dare una piccola mano. Qui assolutamente uno sgherro. Cavaliere a parci qualcosa gentilmente ci farebbe tanto piacere. Barile Goblin di qua. Quello sputatore alle spalle ci ha dato una mano, ragazzi. Incredibile. Una mano incredibile. Lì c'ha una principessa nera, una strega nera, come vacca si chiama, che non ci piace per niente. Mettiamoci uno sputatore su questa lane. Qui invece possiamo mandare un cavaliere. Dei lancieri qua dietro, assolutamente. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Ragazzi, abbiamo vinto una partita che non credevo mai di vincere, sinceramente. Aveva un deck fastidiosissimo questo ragazzo. Si era fatto girare male, secondo me, perché altrimenti poteva crearci molti più problemi. Aiutiamo Valkyrie e Fire Wizard e andiamo a farci un'altra partitella. Adesso siamo contro Caxapoc, russo tutto denaro e cattiveria, di livello naturalmente 10. Pronti con un cavaliere, pronti con degli sgherri, pronti con un barile. Andiamo all'attacco totale, mamma mia, pure la palla di fuoco. E se non sbaglio ho visto anche una zap. Possibile? È possibile, ragazzi, è possibile, sì. Gang Goblin è un minatore alle spalle di quella torre. Vediamo se. Mamma mia, però, della Valchiria pure. Mamma mia, della Valchiria pure. Niente da fare. Uno sputatore potrebbe darci una mano. Dai, sputatore, sputala per bene. Mi sa che una hit ce la prendiamo tutta quanta in faccia. Cavaliere, rallenta quello sputatore. Niente, il cavaliere è troppo lento, ragazzi. Troppo, troppo lento. Magari dei lancieri ci danno una mano. Sì, poi lui c'ha quel moschettiere a 7. Quel moschettiere a 7 è tantissima roba. Questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Però in effetti c'aveva lo spiritello di ghiaccio. È giusto che avesse anche questa carta. Però
Ok, mandiamogli contro gli sgherri. Lui sta giocando molto bene con gli scheletri, non c'è che dire. Non mandiamo adesso il barile, assolutamente non lo mandiamo adesso. Possiamo mandare adesso un minatore e il barile, un poco più dietro. Vediamo come la gioca. Ah, mette il moschettiere. Però, l'hai giocata male quella tornado. Non sapevo che l'avessi, ma la potevi giocare sicuramente meglio. Ok, ci sta arrivando contro un sacco di merda adesso, sappiatelo. Possiamo mettere un cerbottaniere da casa nostra. Ripariamo quello spiritello tantissimo. Dei goblin lancieri ci possono dare una mano. Ha le rare troppo alte questo ragazzo. E le rare così alte sono veramente un problema, sappiatelo. Ok, ce l'ha tutta a 7 le rare, mortacci. Noi ancora siamo piccolini e abbiamo le rare scarse. Ok, pronti con. Ah, ha zappato male, mi sa. Questa volta ha zappato male il ragazzo, eh. Lo mandiamo? Sì, lo mandiamo. E ci mandiamo anche uno sputatore adesso, che quello è morto. Ok, vai sputatore, sputalo. Vai sputatore, sputalo. Lo sputatore però si è fatto fregare male, sappiatelo. Ok, mettiamo degli sgherri che ci possono aiutare qua. Qui mettiamo un cavaliere giusto per pararcelo, mamma mia, minatore. Tantissimo minatore e più alle spalle mandiamo questo. Ok, lui giustamente si sta difendendo benissimo, però hai zappato. Però hai zappato e a questo punto dai, abbattetela. Bravissimi, bravissimi, così vi voglio. Cattivi proprio, cattivi. Qui un cavaliere ci serve, tantissimo ci serve, così come ci serve una gang goblin che è cattivissima in questo momento. Bene così, ha zappato il ragazzo e la zappa di questo ragazzo mo la paga un po' più cara. Mandiamo anche i lancieri, mandiamo anche il minatore lì. Se sopravvive qualcosa a me non fa mica schifo, eh. Purtroppo quella valchiria gli sta dando una mano fantastica. Quella Valchiria gli sta dando una mano incredibile. E qui dobbiamo mandare loro più loro. Lui ha sempre la palla di fuoco, ricordiamoci che gli sta dando una gran bella mano. Però ha zappato, lancieri. Mamma mia, the zap, che peccato, che peccato. Se fosse stato un attimino più basso di livello con quelle rare, forse potevamo ancora dirgli la nostra. Alla fine il pareggio ottenuto non era male, eh. E vediamo un po', infatti aveva tutte quante le rare a 7, tutte. E mamma mia, qui possiamo dare una mano a me stesso, quindi direi proprio di no con il main. Andiamo a farci un'altra partitella. Siamo contro Hermes di livello 10. Hermes di livello 10, facciamo che ti mandiamo contro la Ging Goblin, oltre che il minatore, pronti con una zap che potrebbe servirci, ma anche no. Ma anche no, sinceramente a me questo attacco è piaciuto e non ho intenzione di ritoccarlo. Ah, che cosa brutta che vedo! Che cosa brutta che vedo! È assolutamente uno sputatore pure, ci serve una mano tantissimo. Corri, sputatore, corri! Si è salvato lo sputatore. E soprattutto lui ha usato una zap! Lui ha usato una zap! Questa cosa qua ci piace tantissimo perché possiamo dargli un minatore e un barile goblin. Vediamo un po' come se la difende con un cavaliere. Il cavaliere non gli darà mai la mano che necessita, ma mai nella vita. E infatti si prende un altro po' di schiaffi. E a noi la cosa ci può solo fare piacere. Mettiamo dei lancieri a darci una mano. Gang Goblin sull'altra lane, perché sì. Perché sì. Oh, mamma mia, quella tornado. Mettiamoci un cavaliere qua. Va, così quello è costretto a tornarsene su. E adesso abbiamo abbastanza elisir da giocarci il cerbottaniere. Se quello lì mi va in hit una volta, una bottarella. Dagliela, bravissimo. Noi una bottarella volevamo. Una bottarella. Sgherri a fermare questo ragazzotto qua. Vediamo se quegli sgherri vanno in hit mai nella vita, purtroppo. Però abbiamo dei lancieri che possono darci una discreta mano. Zappali, bravissimo. Sapete che vi dico? Chi attacco l'altro. L'altra lane attacco. Qui un po' di danno mi sento di subirlo. Giusto un pelo. Qua possiamo mandargli un minatore cattivissimo. Ok, vai minatore. Go minatore go. E basta, non gli mando nient'altro. Qua invece gli posso mandare una Ging Goblin. Così abbiamo poi gli sgherri per piegare questo ragazzotto. Ah, che bella lì. Che bella lì. Quello spiritello di ghiaccio lì ci piaceva un sacco.
Questo ci piace molto di meno. Cavaliere a parare, questo ci piace molto di meno. Zap tutta la vita, proprio tutta la vita, Zap. Mamma mia con lo sputatore, ragazzi. Mamma mia con lo sputatore. Ok, qua posso mandare un barile Goblin. Siamo costretti a giocare un po' così perché lui non ha consumato le carte che speravamo consumasse, purtroppo. Ok, bene, 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 bene così. Qua un cerbottaniere ci può dare una discreta mano. Appena arrivi a tiro di cavaliere, lo sapevo che arrivava questo ragazzotto qua. Zap! Forza, fermatela! Fermatela! Mamma mia! Esplodi, gentilmente, grazie. Mandiamo un minatore su questa torre. Gli mandiamo anche un barile goblin. Direi che ormai questo ragazzo non ha più modo di difendersi. E la si porta a casa. La portiamo a casa, ci piace. Questo ragazzo dal nome impronunciabile ci ha regalato alla fine una bella vittoria che non mi sarei mai aspettato. Perfetto, perfetto. Quanto siamo a barile? Di livello 8? Non mi fa impazzire. Abbiamo fatto 29 corone. Dai, portiamone a casa la trentesima. Vogliamo la trentesima corona. Siamo contro SG Pakistan di livello 9. Questa qui sarà una partita giocata un po' così. Se mi arriva la vittoria bene, se non mi arriva pazienza. Non mi arriverà mai nella vita. Proprio mai, mai, mai nella vita mi arriverà questa vittoria. Ok, qua possiamo caricarlo su quella lane. I ragazzi lì hanno fatto comunque un buon lavoro, perché quello è comunque un buon lavoro. Mettiamo un sacco di truppe da caricare a distanza questo golem, sperando che l'esplosione, infatti, non ci dia eccessivamente fastidio. Gang Goblin di qua ci ha fatto un sacco di danno. Però, il danno alla fine è stato ben contenuto. Lui stranamente si è difeso a destra. È strano perché io sinceramente mi sarei difeso più a sinistra. Ah, ecco, ok. Cavaliere a pararci quegli spiritelli, tantissimo proprio. L'imminatore sta facendo un discreto lavoro. Io qui una zap gliela butterei, tanto per dargli fastidio. Bene così. Questa non me l'aspettavo. Lancieri? Ok, quello l'abbiamo parato bene. Per una botta ce la dà. Quella leggendaria lì è bastarda, infida e bastarda, ragazzi. Ah, che valchirie che c'hanno, le valchirie che girano. Peccato perché eravamo quasi in vantaggio noi e poi è arrivata quella maledetta leggendaria a darci fastidio. Come ti difendi con lo stregone? Sì, meno male che non l'abbiamo mandato, ma meno male proprio, aiutatemi a dire meno male. Barile Goblin, qui possiamo parare lo stregone con un cavaliere dopo tutto. Lui è stata una palla di fuoco cattivissima. Bene così, ragazzi, bene così. Dai lancieri, fate il vostro dovere, menatelo tantissimo. Mettiamo uno sputatore alla distanza, perché uno sputatore alla distanza qui ci serve. E poi Gang Goblin, assolutamente. Che fastidio quello, che fastidio quella carta. Assolutamente barile, proprio assolutamente. Ok, lui si è giocato una Valchiria che secondo me si poteva anche evitare di giocare. Noi qua possiamo mandare un cavaliere. Subito dopo mandiamo dei lancieri, quella struttura lì mi deve morire di un male. Zap, assolutamente zap. Ah, quello stregone lì, quello stregone lì. Ok, quello stregone ci dà fastidio. Minatore a pararci questo ragazzo. Vai, minatore, mamma mia, della lentezza di questo minatore. Della lentitudine del minatore, la lentitudine. Qui quello stregone ci sta dando qualche problemino, eh. Qui quello stregone non ci aiuta. Qui possiamo metterci subito una Gang Goblin. Guardate quello spiritello che si è girato, che era già arrivato a casa nostra. Ma si può, ma davvero? Qui dobbiamo zappare, cavaliere, assolutamente. Mettiamo anche questi spiritelli. Questi spiritelli, vabbè. Questa Gang Goblin. Ok, il ragazzo è schifosamente in vantaggio. Non è che in vantaggio, è schifosamente in vantaggio. Purtroppo c'ha quel tank che ci crea un problema. E mamma mia però, chi se l'aspettava lo stregone da là? Chi se l'aspettava quel maledetto stregone da là? Qua possiamo mettere un cavaliere per pararci appunto quello stregone. Dei lancieri qui ci potrebbero dare una discreta mano. Una zap, gentilmente. Grazie, grazie, apprezzo tantissimo. Apprezzo veramente tanto. Se poi mi abbattete quella struttura, mamma mia. Ma lo stregone l'hai appena giocato. Come hai fatto a giocarlo di nuovo? Come hai fatto a giocarlo di nuovo? Ora l'hai giocato. Boh.
Vabbè, i misteri della vita di questo gioco. Minatore assolutamente su quella struttura che ci deve morire male. Ci deve morire di un male quella struttura. Lì mi abbattete quella carta gentilmente. È finita, peccato, peccato. Vabbè, terminiamo con un pareggio. Ci siamo comunque presi la corona che ci volevamo prendere, quindi va bene così, ragazzi. Dai, va bene così. Io direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Se così è, lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima. Ciao.